Mister Epifani, oggi la giornata di presentazione ufficiale da parte del Pineto come neotecnico. Quante responsabilità senti per questa nuova avventura? Ma la parola responsabilità è una cosa che a noi ci appartiene, quindi ci dobbiamo convivere quotidianamente. Vengo da una società che è ambiziosa, che negli ultimi anni ha fatto sempre bene, quindi la responsabilità è quella di continuare a fare bene. Sicuramente ci metterò tutto me stesso per portare dei risultati importanti che sono non solo quelli calcistici, ma sono anche della crescita professionale di tutti quanti. Della crescita dei ragazzi che ne abbiamo anche abbastanza molto bravi, oltre al fatto di pensare di dare una mentalità importante alla squadra, che è quella di fare un grande campionato andando a fare cose che io ho sempre fatto. Ecco, che tipo di squadra state costruendo anche con l'aiuto del direttore Gianmarino dal punto di vista tecnico-tattico? Ma una squadra con, e di questo ringrazio sia il Presidente che il Direttore, la società che mi ha messo a disposizione, mi sta mettendo a disposizione tutto quello che gli sto chiedendo. Quindi è una squadra che sicuramente è propositiva, è una squadra che ha voglia di andare a offendere la squadra avversaria, di avere una propria identità, di avere un proprio gioco, di saper fare le cose che deve fare. Poi per questo ci vorrà tanto lavoro, ci vorrà tanta abnegazione da parte dei ragazzi, però sono pronto per partire e lavorare, ho grande voglia di fare bene e di dare delle soddisfazioni a questa società, perché sono qui da un mese che parlo con loro, un mese e mezzo, ma già si è instaurato un grande rapporto, ma è facile farlo col Presidente, con tutte le persone che lavorano al Presidente, perché mi trovo veramente una famiglia. Due parole su questi nuovi innesti. Sono giocatori che abbiamo voluto, li abbiamo cercati, li abbiamo presi insieme di comune accordo. Anche quelli che abbiamo confermato sono tutti giocatori voluti da noi. Ci dispiace per quelli che sono andati via, perché hanno fatto bene qui a Pineto, ma ho fatto delle scelte diverse, ho portato giocatori con caratteristiche completamente diverse, e per questo ce ne dispiace. Ma a me di singolo mi piace parlare poco, mi piace parlare del gruppo, della squadra. Speriamo che questi che abbiamo preso si vanno a integrare bene in questo gruppo, che è già un gruppo forte.